Buongiorno a tutti gli amici di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova avventura. Quest'oggi parte il nuovo programma Cristo tra storia e mito, in compagnia di Flavio Ciucani, che salutiamo. Ciao Flavio. Buongiorno a tutti. Ciao Flavio. Ormai conosciuto dagli ascoltatori di Radio Saiuz, ma lo ricordiamo comunque. Flavio è un ricercatore, un documentarista, uno storico, da sempre si occupa di apparizioni mariane e autore del libro Il segreto negli occhi di Maria, da Nazareth a Guadalupe, Edizioni Mediterranee. Con voi, come sempre, Antonella Intrenò. E Ugo Lombardi. Salutiamo naturalmente la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Buongiorno, Rosario. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ai nostri ascoltatori, al condominio, come dico sempre, Antonella. Certamente, Condominio di Radio Science, che è bene comunque salutare, Rosario. un abbraccio virtuale a tutto il condominio, insomma, è normale. A tutto il network. Bene, allora Flavio, Sono qui, a disposizione. eccoci. Siamo qui per questa nuova avventura, l'ho detto in apertura, e il titolo del programma, il titolo che abbiamo scelto, è abbastanza chiaro. Vogliamo capire di più di quella che è una storia centrale, di quella che è una figura centrale, focale della nostra cultura. Cristo, tra storia e mito, dobbiamo capire la sua collocazione. Quindi la prima domanda, Flavio, è proprio questa: chi è Cristo e chi è stato Gesù? E allora intanto, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. È veramente un'avventura questa perché cercheremo di mettere, diciamo, il dito in questa piaga che oggi è una piaga, cioè nel senso che si vede in giro per il web, per la televisione, si vedono proteste contro il togliere il crocifisso dalle scuole, contro nelle scuole no, c'è qualcuno che non vuole fare più festeggiare il Natale o festeggiare la Pasqua, quindi ricordare quegli avvenimenti o quel personaggio che è stato, diciamo, nella nostra cultura per 20 secoli. Però fatto questo, cioè nel senso questa cosa è quella esteriore, ma se noi andiamo a vedere interiormente chi è Gesù per noi, chi è il Cristo, purtroppo ne sappiamo poco, ben poco ne sappiamo. Per cui è necessario, diciamo, rielaborare la nostra cultura, ricordare la nostra cultura. E cercare di capire da quale cultura noi siamo stati educati, in quale cultura noi siamo stati educati. Per cui Cristo è il momento, parliamo di Gesù. Gesù è il momento fondamentale di un certo tipo di storia. Cioè la storia che diciamo, i critici hanno voluto far iniziare appunto con la nascita di questo personaggio. Noi oggi contiamo gli anni da dopo che è nato Gesù, ma questo fatto non è un fatto secondario. Perché? Perché questo fatto, questo avvenimento storico è stato il momento fondamentale della nostra vita. Se noi siamo quello che siamo, cioè nel senso abbiamo questi riti esteriori, il matrimonio, il battesimo, la comunione, che festeggiamo in modo molto materialistico, con pranzi pantagruelici, con momenti che nulla hanno di religioso, però la nostra vita è segnata da questi avvenimenti. Perché? Perché da 2000 anni non facciamo altro che collocare le nostre attività quotidiane a secondo della, diciamo, di questa cultura. Quindi Gesù è il momento fondamentale della nostra cultura. È stato il momento centrale della nostra educazione da bambini. Chi è quella madre che non insegna il Padre Nostro, l'Ave Maria, che prepara per la comunione? Cioè, è tutta una situazione,
un modus vivendi che parte appunto dalla presenza di questo personaggio che 2000 anni fa è venuto nel mondo e che attraverso la sua predicazione ha cambiato un po' il nostro modus vivendi. Il problema è di capire se effettivamente questo personaggio cosa ha detto e se è vissuto veramente e se è esistito. Questo è un primo problema. Perché bisogna fare questa ricerca? Bisogna fare questa ricerca perché noi abbiamo, oltre a 2000 anni di storia di cristianesimo, abbiamo anche 2 secoli di storia di illuminismo. Dalla rivoluzione francese in poi noi siamo stati abituati a lavorare, a pensare, a ragionare e a studiare in una certa maniera, cioè tutto quello che noi facciamo, che diciamo, che affermiamo deve essere in qualche maniera attraverso la razionalità dimostrarlo, essere dimostrato. Per cui anche i ragazzi oggi sono abituati a sapere quello che hanno sotto mano materiale tecnologico, che sono abituati a scoprire perché funziona, come funziona, quali sono i funzionamenti e come questi funzionamenti sono attuabili. Quindi c'è tutta una forma di razionalità che ci porta a non siamo più come il Medioevo, che certamente dice Cristo c'è, per cui non si mette in dubbio. Oggi si mette in dubbio, non si mette in dubbio perché dice non esistito, si mette in dubbio perché vogliono capire, soprattutto i ragazzi, i giovani, vogliono capire se effettivamente questo personaggio, sono passati 2000 anni, se effettivamente questo personaggio c'era, se questo personaggio è vissuto, con chi è vissuto, cosa ha detto, quali sono stati gli sviluppi della sua predicazione. Questa è la prima parte, è fondamentale perché ce lo chiede una nuova, qualcuno ho intervistato un monsignore, diceva deve essere una nuova catechesi, cioè oggi non possiamo parlare più del battesimo, del Gesù che battezza, del Giordano, della colomba o dello Spirito Santo, cioè dobbiamo capire, anche far capire ai ragazzi che stiamo parlando di una persona reale, perché oggi in questo periodo è importante parlare che ci sia, che dimostrare che questa persona è reale, che Gesù è reale. Quindi Flavio, è anche importante comprendere in quale contesto è nato, vissuto e ha predicato. Fondamentale. Il mio professore di storia diceva quando parlate di un avvenimento dite chi, dove e quando. Cioè questo è fondamentale perché faccio sempre lo stesso esempio. Se Antonella, ti dico che due 14enni, un ragazzino e una ragazzina, sono scappati via di casa, tu mi puoi dire tanti perché, cioè puoi dare tante spiegazioni. Se ti dico che sono scappati via in Sicilia, già le spiegazioni si riducono, chiaro? Non so, certo. Se in Sicilia c'è una situazione particolare, per cui c'è questa fuitina, uno fugge perché sono innamorati, eccetera, eccetera. Ma se ti dico che è successo in Svezia, cioè, il problema cambia. Cioè, mentalmente, diciamo dall'educazione che abbiamo, dalle cognizioni che abbiamo, cambia il significato che due ragazzi di 14 anni sono scappati via. Non so se l'esempio è semplificativo, sì. Perfetto. Quindi è necessario sapere dove, come e perché. Accanto a questo io vorrei però porre un altro problema che secondo me è importante, che forse non svolgeremo, però è importante. Perché se è necessario sapere se Gesù è esistito e quindi analizzare i momenti storici, i momenti, i luoghi, la geografia, i luoghi dove ha vissuto, i personaggi che sono intorno, la cultura che c'era, il potere che dominava, eccetera. Vicino a questo c'è un problema grossissimo. Perché? Perché se questo lo possiamo fare come facciamo per Giulio Cesare,
esistito o non esistito, per Gesù già abbiamo un secondo problema che non analizzeremo, però bisogna tenerne sempre conto, che lui si è proclamato Cristo, cioè figlio di Dio. Questo è un problema che va al di là della storicità, che però possiamo mettere nella storicità nel momento in cui analizziamo la sua predicazione, la sua vita e la sua, diciamo, la cultura che ha portato nel mondo. Però è un secondo problema, perché mentre in Cesare basta sapere dove, come e quando, in Gesù dobbiamo sapere dove, come e quando e perché si è manifestato e si è proclamato figlio di Dio. Non so se non sono stato... Sì, certo. Va bene? Però, scusami Flavio, noi siamo partiti un po' dalla fine, o non so, forse nel mezzo, perché le domande naturalmente sono tantissime, sicuramente certo. I nostri ascoltatori vorrebbero sapere perché, per esempio, Gesù è nato sarebbe nato a Nazareth o a Betlemme, insomma, ma quello che in seguito a quello che tu hai detto ora, e cioè sul dubbio dell'esistenza di Gesù Cristo, io credo che sia secondario a questo dubbio. La cosa più importante è che esista la sua storia, cioè una evanescenza storica comunque ci consente di sapere che è esistito un profeta, un messia, un esorcista, chiamiamolo come vogliamo, un illuminato che ha segnato la via dell'essere umano, e la sua storia è diversa da tutti gli altri, è diversa da quella di Giulio Cesare, è diversa da quella di Carlo Magno. Lui parla di amore, non parla di guerra, e quindi ci serviva esattamente questo. Che ne pensi? Sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, però questo che tu dici deriva appunto dal secondo problema che ho detto, cioè nel senso, se noi andiamo a analizzare un personaggio storico, se andiamo a analizzare per esempio Buddha, non facciamo la stessa analisi che facciamo con Gesù. E poi casomai ne parleremo via via e vedrete. Ma Buddha non è risuscitato. E appunto, non è risuscitato, e poi il racconto che si fa di Buddha è diverso dal racconto che si fa su Gesù. La nascita di Buddha è diversa dalla nascita di Gesù. Cioè, la nascita di Buddha è descritta in 4-10 pagine, 4-6 pagine, non so quante, tantissime pagine, in cui ci sta una schiera di personaggi. Si enfatizza la nascita, insomma, la natura che si piega, la natura che si, cioè, diventa, poi casomai lo leggeremo, perché è importante. In Gesù ci stanno due righe, cioè quello che arriva lì e piglia le doglie e nasce, cioè è molto diverso, è molto differente. Però dipende da questo fatto che praticamente Gesù non si è presentato nella storia come un elemento storico to court. Si è presentato una storia dicendo: io sono Dio, io sono il figlio di Dio, io sono il Cristo, cioè colui che gli ebrei aspettavano da tanto tempo. Quindi il ragionamento che fai è giusto, però dipende appunto dal fatto che Gesù Cristo appunto è un personaggio diverso dagli altri personaggi. Ecco, la domanda che sorge quindi spontanea, insomma, volendo iniziare dall'inizio, ecco, di parole. Perché Gesù è nato nel territorio di Israele? Perché ci sono dubbi sulla nascita a Nazareth o a Betlemme? Perché proprio lì, secondo te? Allora, guarda, Gesù perché non è nato in Africa, insomma? Perché, guarda, la risposta più semplice è qual è? Perché in Africa non c'erano le strade che c'era nel mondo romano. Non c'erano le strade. È una cosa banale, è una cosa banalissima, ma io più studio questo argomento e più vedo che la diffusione del cristianesimo, se fosse successo in India come è successo con il Buddha o in Africa, non sarebbe stata la diffusione così veloce, così rapida, che in 100 anni, che in 100 anni Cristo era Gesù, la storia di Gesù era conosciuta in tutto il mondo occidentale. Non sarebbe successo, perché l'impero romano era un impero che è fatto apposta per essere viaggiato, scusa il termine
grammaticalmente sbagliato, per essere viaggiato, cioè nel senso le strade, la navigazione, le strade romane, le strade commerciali, era un paese da camminare. Io talvolta faccio vedere nelle conferenze dove è nato il cristianesimo, le città e le strade romane, i punti principali delle strade romane, e coincide perfettamente. Le città e i punti principali della viabilità romana coincide perfettamente. Come coincide perfettamente, e vado alla tua domanda, come coincide perfettamente là dove sono nati le prime comunità e là dove c'erano le comunità ebraiche che erano scappate via, che erano fuggite dalla distruzione di Gerusalemme. Le grandi comunità ebraiche sono stati il punto di riferimento della nascita di questo cristianesimo. Però già siamo arrivati alla discussione, non abbiamo parlato di Gesù. Sì, no, volevo soltanto aggiungere così un particolare. Se non ricordo male, nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, si prevedeva la nascita di Gesù in quei territori molte centinaia di anni prima. Erano chiaroveggenti. Guarda, tanti, io ho sentito l'altra settimana scorsa Miglino, che ha detto delle grandi cavolate, per non dire un'altra parolaccia, sulla storicità della Bibbia. Diciamo questo, io affermo una cosa fondamentale, mi dispiace per gli ebrei, ma per me la spiegazione è fondamentale. La Bibbia non è la storia del popolo ebraico, non è la storia di un popolo, anche perché voi sapete, se io devo fare vedere se ciò che dice la Bibbia è giusto, è vero storicamente, devo andare fuori dalla Bibbia e trovare delle fonti storiche extra bibliche e vedere se quelle fonti extra bibliche mi parlano dello stesso argomento. E quindi nella Bibbia è difficilissimo, ci sono delle fonti extra bibliche, ma è difficilissimo, anche perché la Bibbia è un testo sacro, è un testo sacro intanto, quindi non è un libro di storia, è un testo sacro, ma è un testo sacro particolare, è un testo sacro che praticamente è il riassumere tutte quante le varie i vari racconti che si facevano all'interno del popolo ebraico e messi insieme, quindi è una raccolta. La Bibbia è una raccolta vera e propria, diversa da un racconto. A parte questo, la Bibbia di per sé stessa è l'unico come si dice l'unico l'unica costruzione letteraria culturale che ha il popolo ebraico. Se voi andate a cercare popolo ebraico, letteratura del popolo ebraico, troverete che l'unica letteratura del popolo ebraico è la Bibbia. Non esiste una letteratura di poetica, di racconti, di favole o di romanzi, non esiste. Il popolo ebraico è un popolo nomade e di conseguenza è un popolo abituato a raccontarsi le cose oralmente, quindi non c'è una scrittura, non c'è una tradizione scritta. L'unica tradizione scritta appunto è la Bibbia, che loro chiamano la Torah, che sono i primi cinque capitoli, il Pentateuco, i primi cinque libri. Quella è la Bibbia. E poi a questa Bibbia, a questa Torah, sono stati aggiunti altri libri, che sono, diciamo, le poesie, i libri sapienziali, i libri profetici, sono aggiunti altre cose, chiaro? I Salmi, per esempio, che sono delle poesie.
se voi leggete i salmi, logicamente tradotti in italiano dice poco, ma sono delle vere e proprie poesie. Poi ci sono delle poesie d'amore, il Cantico dei Cantici, il famoso Cantico dei Cantici, no? Che voi conoscete, sono poesie d'amore. Ma al di là di questo non esiste nient'altro. Quindi fare dire che la Bibbia è un falso storico e dire una cretinata, e dire non sapere chi erano gli ebrei, non sapere la loro storia, non sapere la loro cultura e soprattutto non sapere come è nata la Bibbia. Ma ci sono gli studi degli esegesi, dice, lo studio critico, insomma, lo studio critico della Bibbia intanto è nata molto tardi. Il primo grande studioso, ce ne sono stati altri, ma il primo grande studioso della Bibbia era mi hai preso in castagna, si chiamava, no, io il nome non me lo ricordo, ci sono stati era uno studioso alessandrino, praticamente ad Alessandria d'Egitto c'era la grande biblioteca Alessandria d'Egitto. Voi considerate che era la più grande raccolta di volumi esistenti al mondo in quel periodo, e in quella zona è nata tutta un tipo di cultura, la cultura pre-romanica, la cultura romanica, la cultura ellenica, la cultura ebrea, la cultura cristiana, e lì è nata un grande centro culturale. In questo centro culturale voi considerate anche che sono stati tradotti, è stata tradotta la Bibbia in greco nel secondo secolo avanti Cristo, è stata tradotta la Bibbia in greco e è stata fatta la grande esegesi nel primo secolo avanti Cristo, ma già siamo a 100 anni prima di Cristo, ma da 100 anni indietro non c'è niente, capisci? C'erano i grandi rabbi, i grandi studiosi, i maestri, ma i maestri facevano scuola, non scrivevano, chiaro? Bene, allora questi sono, come dicevamo prima, dei libri, dei testi storici e quindi ricche di verità dogmatiche. Però scusami Ugo, volevo concludere questa storia della Bibbia. Cioè, prego. Quindi la Bibbia è, perché Gesù è nato là? Perché la Bibbia è il racconto di un popolo che è stato creato affinché nascesse colui che doveva portare al mondo una verità universale, perché la verità universale sono tanti, ma Buddha non porta un'università, una verità che vale per tutti, Confucio non porta una verità, lo stesso altri grandi illuminati, Cristo è una verità, porta una verità che vale per tutti, è una verità universale, e di conseguenza aveva bisogno che ci fosse un popolo che si preparasse a questo, quindi la cultura, come dici tu, l'esegesi, lo studio della Bibbia, e quindi prepararsi anche moralmente. Il problema è che poi coloro che dovevano essere i portatori, coloro che appoggiavano questo Messia, non lo hanno appoggiato, capisci? Però era troppo in avanti per loro. È stata fondamentale però la loro presenza, fondamentale è stata, talmente è vero che Paolo l'apostolo, San Paolo, la prima cosa che faceva quando andava in giro, prima andava nelle sinagoghe e spiegava quello che era successo, perché era successo e qual era l'interpretazione da dare. Poi se lo cacciavano, diceva no, tu sei un eretico, un ebreo eretico, non cristiano, ebreo eretico, lo cacciavano a pedate e lui andava a predicare agli altri, i famosi gentili, cioè alla gente, ai latini, ai greci, che credevano negli dèi, non credevano in Dio, negli dèi. E quindi tutta la cultura dei primi due secoli è nata in questa maniera, ebrei, la predicazione è dentro alla comunità ebrea, gli ebrei cacciavano i predicatori e loro andavano in altri posti. Quindi la Bibbia non è altro questo, la preparazione di un popolo ad accogliere il Messia. Flavio, ma tornando un attimo all'origine,
per la nostra trasmissione. Vorremmo cercare di capire un po' meglio, in maniera un po' dettagliata, anche se siamo già giunti alle 10, purtroppo, quindi, ma il contesto storico e sociale nel quale Gesù Cristo è nato e ha cominciato a muovere i suoi primi passi, per dare la possibilità anche a chi ascolta di comprendere quel momento storico, perché è nato proprio in quel momento storico e proprio in quella comunità, in quella collettività. Perfetto, allora guarda, è semplicissimo. Gesù nasce diciamo che muore intorno al 26. Perché dico 26? Perché voi sapete che c'è stato un errore di calcolo per cui la nascita dovrebbe essere intorno al 6. E 6 e 26 fa 33, giusto? 32. 32. È nato il 26 fa 32. Intorno al 26 c'è la morte. Sì. E dove succede questo? Succede a Gerusalemme, cioè un buco sperduto, una città sperduta, una città che dava fastidio all'impero romano perché era l'unica città, l'unico popolo che credevano in un Dio solo. Primo. Secondo, erano fanatici, secondo gli ebrei, perché non volevano accogliere altri dei, tantomeno un imperatore, cioè uomo divinizzato, e che quindi la parte geografica è la Giudea, che era all'estremo oriente dell'impero romano. Questo era diciamo il luogo che era molto c'erano molti fermenti di rivoluzione, di rivolte. C'erano parecchi rivoltosi, per cui in quella zona voi considerate che dalla Siria, cioè faceva parte della Siria, dalla Siria, quindi sotto la Turchia fino all'Egitto c'erano perlomeno 15-20 legioni romane. Quindi era un luogo militarizzato, perché era un luogo che dava fastidio, a parte che dava fastidio perché c'erano dei popoli confinanti, per esempio gli arabi, eccetera, che davano dei fastidi anche pratici, diciamo, intanto entrava nell'impero razziale, però quella zona lì era una zona calda, per intenderci, era una zona calda, quindi c'erano un sacco di militari, un sacco, tantissimi militari. Oh, chi comandava lì? Comandava intanto c'era l'imperatore Tiberio in quel periodo. L'imperatore Tiberio, all'impero Tiberio era un tipo che si era stancato di fare l'imperatore, era vecchio, soprattutto dopo che si era morto il figlio e quindi aveva grande difficoltà a A connettersi, gestire l'impero. ma a connettersi con gli altri, non sopportava più le chiacchiere, eccetera, quindi si era contornato di filosofi, di artisti, di geometri, di fisici, e se l'era portati a Capri e viveva lì a Capri. Ma oltre a questo, importante è che nella corte di Tiberio vivevano come veri e propri principi, come suoi figli, anzi vivevano con i suoi figli tutti i figli dei re sottomessi. Quando l'impero romano andava in un'altra zona, un altro regno, conquistava quel regno, non è che levava il re, casomai ce ne metteva uno della famiglia che era più propenso ad essere d'accordo con l'impero romano. Ma i figli venivano educati come veri e propri romani. Quindi alla corte dell'impero romano c'era tutta la famiglia degli Erode e vivevano con i figli di Tiberio. E andavano a scuola con i figli di Tiberio, giocavano con i figli di Tiberio, godevano della corte con i figli di Tiberio. Chiaro questo concetto, no? Sì, Quindi importante. erano veri e propri romani. Questo era il potere che esisteva, ma c'era un potere interno al sistema, diciamo, ebreo, e che era soprattutto il Sinedrio. Perché è vero che c'era il re, però il re era l'amministratore,
ma il vero potere, che era un potere di amministrare la giustizia e addirittura di fare le leggi secondo, applicando la Torah, quindi applicando la legge scritta, era la corte del Sinedrio, era una corte suprema. Il Sinedrio era composto soprattutto da nobili, da una casta nobiliare sacerdotale, da una casta nobiliare da cui nascevano i sacerdoti, quelli più fondamentali, diciamo, i più importanti, e occupavano il Sinedrio, e quindi occupavano la parte fondamentale dell'amministrazione della giustizia. Voi considerate che vi ricordate che Gesù è stato portato davanti a Pilato perché il Sinedrio aveva la capacità, aveva diciamo, il potere di uccidere, di condannare a morte, secondo la Torah. Cioè, se c'era un problema che andava contro la Torah, aveva la possibilità di condannare a morte. Ma se era presente un amministratore dello Stato imperiale, dovevano darlo, questa loro potere decadeva, e quindi chi condannava a morte era l'autorità romana. Chiaro il discorso? Quindi Certo. a un certo momento Sinedrio era da condannare a morte, però non potevano farlo e l'hanno consegnato all'imperatore romano. Quindi, diciamo, questo era, diciamo, diciamo, quelli che Il comandavano. contesto storico-sociale in cui. Non solo però c'erano questi qua, ma c'erano altri gruppi. Quanto tempo Rosario, quanto tempo abbiamo ancora? Ok, Ma potete andare avanti ancora una decina di minuti, volendo. perfetto. Allora, grazie. mi è sufficiente. Perché? Perché vicino, intanto facciamo il contesto storico e politico di quella zona. Esatto. Allora, chi c'era oltre a questo gruppo di Sadducei, si chiamavano Sadduceo, Sadducei, diciamo, il popolo e le famiglie nobili. Vicino ai Sadducei, a queste famiglie nobili, che d'altronde gestivano l'amministrazione giudiziaria secondo la Torah, ma non credevano molto alla Torah, non credevano a quello che c'era scritto, addirittura non aspettavano neanche il Messia loro, e non accettavano, per esempio, alcune, diciamo, la vita dopo la morte, non accettavano tante cose, cioè proprio non ci credeva, era una casta a parte, però gestiva il potere giudiziario. Vicino a costoro c'era un gruppo molto importante, e penso che era la parte più importante, che erano i farisei. Chi erano questi farisei? Intanto sono conosciuti perché Gesù ne parla, no? Sì. Gesù a volte si oppone a questi farisei, ma se voi da un'attenta lettura del Vangelo, Gesù non è mai contro i farisei a livello religioso. Non dice voi dite questo è sbagliato, dite, Gesù è un fariseo. Gesù tecnicamente è un fariseo. Dice ai farisei soltanto che voi siete dei sepolcri imbiancati perché credete a delle cose e non le fate. Dite certe cose e poi fate il contrario. Quindi Gesù non è contro i farisei a livello teologico o religioso, è contro i farisei perché i farisei erano abituati ad essere piuttosto, come si dice, Incoerenti? e sì, incoerenti, ma si facevano vedere dal popolo che erano coerenti. Infatti si mettevano addosso dei piccoli pizzini, oggi si direbbe, dei pezzi di carta, di papiro, se li legavano addosso, dove c'era scritto delle frasi della Bibbia, come per dire, vedi, noi viviamo la Torah, capisci? Sì, Quindi c'era un'ostentazione, insomma. perfetto, ecco, non mi veniva la parola giusta, erano ostentazione, erano esibizionisti, però c'era questa falsità di comportamenti che Gesù vedeva. Invece il popolo era molto fedele ai farisei, e sotto sotto i farisei praticamente appoggiavano
forse finanziavano anche la guerra armata degli Zeloti, del gruppo degli Zeloti. Quindi erano un po' su due, ecco, nella falsità. Cioè, invece di essere sfacciatamente a dire voi occupanti, occupatori, voi che ci avete occupato, dovete andar via e quindi noi vi combattiamo. No, erano abbastanza zelanti con i romani, però nello stesso tempo facevano vedere che erano difensori della tradizione ebraica. Vicino a costoro c'era un gruppo che si chiamavano Sadducei. Attenzione, si chiamavano gli Esseni. Gli Esseni tecnicamente erano degli ex farisei, e vi spiego perché. Perché c'era stata una guerra prima che arrivassero i romani, che nella Bibbia è scritta come il libro dei Maccabei. I Maccabei erano sette fratelli che praticamente si ribellarono alla dinastia di Seleuco, dei Seleuciti. E qui è duro da spiegarsi, però è questo il problema. Allora, voi sapete che Alessandro Magno aveva conquistato tutto il Medio Oriente, chiaro? Quando è morto, non aveva figli e ha lasciato, ha diviso il suo impero ai suoi amici, che erano i suoi generali erano tutti amici fin dall'infanzia, e la parte dove stava Gerusalemme l'ha lasciata a Seleuco, il suo amico Seleuco, che era uno dei generali. L'Egitto l'ha lasciata a un altro amico che si chiamava Tolomeo, e come tutta dopo la dinastia tolemaica, e poi è vissuta fino ai tempi, fino al terzo secolo, quarto secolo dopo Cristo. Questo Seleuco combatteva gli ebrei perché voleva mettere i propri dei dentro al tempio. Allora ci sono questi sette fratelli detti Maccabei, i quali si sono ribellati. In questa ribellione armata, che loro hanno vinto, c'aveva a fianco di loro combattevano i farisei. Che è successo? Quando loro hanno vinto questa guerra e quindi hanno cacciato i Seleuciti, per difendersi da un nuovo attacco, l'ultimo dei Maccabei si è alleato con i Romani. Allora qui è nato la diatriba. Un gruppo di farisei dice: ma come? Abbiamo combattuto i Seleuciti, che volevano mettere i loro dei dentro al nostro tempio, adesso ci alleiamo con i Romani che vogliono fare la stessa cosa? E si sono separati. Allora, questi separati, che si chiamavano Puri, i Puri, erano gli Esseni. Quindi gli Esseni erano ex farisei che si sono distaccati per motivi politici e si sono ritirati nel deserto, dicendo: noi andiamo in zone desertiche, fondiamo delle comunità, predichiamo al popolo, andiamo in giro per il popolo a predicare di prepararsi, che sta per arrivare il Messia, e quando arriva il Messia deve avere delle persone capaci, pure capaci di appoggiarlo, devono essere perfetti, devono essere insomma dei sacerdoti puri, perfetti, chiaro? E quindi si preparavano nello studio delle scritture, e soprattutto su Isaia, la Torah, cioè loro erano dei perfetti studiosi e conoscitori della Torah. E quindi dicevano che alla fine di questa epoca malvagia sarebbe arrivato il Messia e bisognava prepararsi. Questi erano gli Esseni. Gli Esseni nel secondo secolo dopo Cristo sono scomparsi, non esistono più. Perché? Perché evidentemente hanno riconosciuto Gesù come loro Messia e sono entrati a far parte dei cristiani. Non solo dico questo perché sono scomparsi, ma dico questo perché le prime comunità cristiane erano delle comunità pari pari come le comunità esseniche, cioè la stessa struttura. Quindi è un dato storico fondamentale. Questo era
il substrato culturale che esisteva a Gerusalemme quando è arrivato, quando è morto Gesù Cristo. Chiaro? Bene, Flavio, credo che sia meglio fermarsi qui perché già la quantità di informazioni che abbiamo dato questa mattina ai nostri radioascoltatori mi sembra abbastanza sufficiente. L'importante è cioè, dove è nato, perché è nato, sì, certo. E quando è nato, chi c'era, chi non c'era e come si pensava, qual era il pensiero di coloro che governavano il mondo in quel momento, in Gerusalemme. Certo, la contestualizzazione storica è fondamentale, altrimenti non riusciamo ad andare avanti nel nostro discorso che riprenderà non il prossimo sabato ma l'altro ancora, vale a dire il 22 aprile, quindi proprio a ridosso della Pasqua. Benissimo, sempre alle 9.30 lo ricordo. Non so, Rosario, se nel palinsesto di Radio Saiuz è prevista una replica della trasmissione di questa mattina. Ci stiamo ragionando per vedere come metterlo nel palinsesto. Comunque questa trasmissione resta su Facebook, appena finiamo la trasmissione è già pronta su Facebook e da oggi pomeriggio, domani massimo, viene messa su YouTube. Perfetto, quindi comunque chi avesse necessità e voglia di riascoltarla potrà tranquillamente trovarla in una delle fonti indicate da te, Rosario. Bene, intanto ringraziamo Flavio Ciucani, noi il 22 riprenderemo esattamente da qui, Flavio, da dove ci lasciamo questa mattina. Ti auguriamo naturalmente una buona Domenica delle Palme, lo facciamo a tutti, estendiamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento per questa trasmissione a sabato 22 aprile, sempre alle 9.30 qui su Radio Saiuz. Per il momento vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguiti. Buona giornata a tutti. Un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, sperando di non essere stato pesante. No, è una questione di pesantezza, sicuramente è la nostra storia, per cui non può che essere coinvolgente e che secondo me è un fatto di, scusate se lo dico, di abitudine, non siamo abituati a sentirne parlare in una certa maniera, per cui di primo acchito può sembrare complicato, ma se la riascolterete questa trasmissione vi renderete conto che non è così. Certo. Intanto vi diamo appuntamento a sabato 22 aprile alle 9.30 qui su Radio Saiuz. Grazie a tutti per averci seguiti e buona giornata. Buon lavoro, Flavio. Arrivederci. A voi, grazie. Ciao, Flavio. Ciao.